Si trovano in questo stato i 56 alloggi popolari del comune di Favara, conclusi nel 2003 ma mai assegnati. In questi anni i vandali hanno distrutto quasi tutto e rubato i servizi igienici, le porte e addirittura il marmo dalle scale. Costate all'epoca oltre 1 miliardo di vecchie lire, adesso ne serviranno altrettanti per la ricostruzione. Sono le abitazioni che la famiglia Bellavia sognava da tempo per lasciare la fatiscente casa del centro storico di Favara, dove si è verificata la tragedia. Anche se il sindaco di Favara, Mimmo Russello, ha precisato che da accertamenti non risulterebbe alcuna richiesta di assegnazione presentata dai Bellavia. Il primo cittadino dovrà anche rispondere a un'altra accusa, quella dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. Abbiamo ultimato questi 56 alloggi nel 2003, ma già dal 2000 avevamo sollecitato il Comune a preparare il bando per l'assegnazione. Purtroppo, non so per quale motivo, il Comune non si è proceduto ad attivare queste procedure. In mezzo a tanta confusione, il procuratore della Repubblica di Agrigento ha costituito un pool di magistrati per accertare le responsabilità sulla vicenda. Il primo obbligo nostro è giuridico, di verificare quello che è accaduto, ma certamente c'è un obbligo morale di accertare se ci sono state inadempienze e da parte di chi nell'eventuale non assegnazione di talune case popolari che erano pronte.